Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome91 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di questi particolari edgy che sarebbero appunto i Cabo Squid, così noti. E sono edgy della misura 3.5, edgy di fascia economica, il prezzo va dai 2 ai 3,50 euro, quindi una cifra veramente esigua per un artificiale che nel complesso non è male. Ecco, questa è la misura 3.5, ma da me per ora dove mi fornisco io da artificiali, appunto, vendono soltanto la misura 3.5. Ma so che online è facilmente accedere anche alla misura 3 e, se non sbaglio, anche alla 2.5. Bene, che dire di queste esche? Sicuramente hanno dei colori molto belli, vivaci e particolari. Anche nei colori più spenti si vedono comunque delle livree interessanti e non male. Chiaramente, essendo edgy di bassa gamma, diciamo, quindi non di alta gamma, non edgy di un certo livello, diciamo così, essendo edgy economici, ecco, hanno però delle caratteristiche non male. Chiaramente, sempre riallacciandoci al discorso che sono edgy di gamma economica, non hanno gli occhi 3D, non tutti sono glow, se non nella parte, questa piccola parte posteriore. Il piombo è abbastanza grande, con due buchi e a forma a punta, quindi idrodinamico. L'assetto in acqua, tutto sommato, è buono perché rimane dritto nei momenti di stop, rimane in diagonale, così come vedete. E inoltre glow anche qui, alla fine dei cestelli di aghi. Questi ultimi non sono proprio di ottima qualità. Rispetto agli altri edge sono leggermente più spessi l'uno, ma abbastanza ben appuntiti e dalla forma abbastanza concava. Ora, certo ce ne sono anche di migliori, però diciamo che il loro lavoro, per essere un'esca che costa 2,50 euro, 3 euro, diciamo che il loro lavoro tutto sommato lo svolgono bene. La cosa che è sicuramente da lodare in questi artificiali sono le colorazioni, che sono fra le più disparate. Qui ce ne sono soltanto tre tipi che io utilizzo solo ed esclusivamente per le seppie. È capitato che per i calamari è capitato che li usassi, certo, con discreti risultati, chiaramente non paragonabili agli edge di alta gamma, però soprattutto per le seppie, se noi dobbiamo andare a pescare a mare calmo, sempre si parla chiaramente, ma volendo rapidamente scendere per tutta la colonna d'acqua e andando a strofinare lungo tutto il fondo in cerca di seppie e polpi, allora questi edge sicuramente ci aiutano se vogliamo, diciamo, gestire la pescata in questa maniera. La colorazione dell'occhio varia in base al colore d'artificiale e devo dire che tutto sommato si tratta di edge di discreta qualità. Le uniche cose diciamo, che mi sento di dire è che non appena li comprate non sono perfetti. Vi spiego cosa intendo. Vale a dire, non appena li comprate, non utilizzateli subito a mare, ma passate una piccola gocciolina, come ho fatto io qui per esempio, una piccola gocciolina di Loctite o di Super Attack, proprio giusto per inumidire qui le parti di giunzione fra la parte destra, diciamo, del corpo dell'artificiale e la parte sinistra, in modo che la seta possa ancora meglio calcificare e possa meglio incollarsi, creando una patina dura e resistente. Fatto quello, vi assicuro che non vi danno alcun tipo di problema. Nuotano bene, si lanciano bene. Sono edgy dal peso di circa 17 grammi o qualcosa più, qualcosa meno, 17-18 grammi. Si lanciano bene, chiaramente ci vuole una canna adatta per poterli lanciare, è chiaro. E sono dotati, come vedete, di piumette che non sono di altissima qualità, ma tutto sommato rimangono, diciamo, ben saldi all'artificiale. L'unica cosa, la seta non è di altissima qualità, ecco, ma se voi passate, come vi dicevo, un po' di colla qui e un po' di colla qui proprio sotto il muso, allora fate asciugare una mezz'oretta e potete stare tranquilli. Volendo si può stare ancora più tranquilli utilizzando un po' di vernice trasparente. Ecco, qui ve ne faccio vedere un po', io uso questa, ma ecco, una vernice trasparente come questa. Ecco, lo rivestite tutto quanto e lo appendete, insomma, utilizzate una graffetta, qualcosa. Una volta spruzzato ben bene con questa vernice, utilizzate una graffetta e la passate all'interno dell'anello portante e lo lasciate appeso giusto un po'.
Noterete che questa vernice trasparente avrà un ulteriore effetto plastificante, quindi impermeabilizzerà, ecco, ce l'ho fatta a dirlo, impermeabilizzerà l'artificiale, rendendolo proprio molto più duraturo nel tempo, nonché anche resistente a morsi, continui urti con il fondale e così via. Ve lo dico perché mi è capitato in qualche modello, purtroppo, che entrasse acqua e quando entra acqua, diciamo, non è una grave, come dire, non è una grave lacuna, non è un grave problema, tuttavia va poi ad incidere sull'assetto che avrà leggi, perché non starà più così quando sarà fermo, ma si coricherà sul lato di un altro, cosa che non deve assolutamente accadere. Che dire, per costare 2-3 euro non sono affatto male, non sono leggi di grandissima qualità, ma li consiglio a coloro i quali magari si stanno avvicinando al legging. O hanno una maggiore predilezione verso le seppie, gli serve un'esca un po' più pesante, in grado di strofinare bene a fondo, raggiungere maggiori distanze e che non costi troppo e che quindi in caso di perdita non ci crei una vera e propria perdita economica. Bene, mi pare di aver detto tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, ad iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!